Già partiamo meglio dell'altra volta. L'altra volta era il 2009 e noi nel 2009 avevamo tentato di fare una cosa del genere come Lega, anche se, lo dico subito, non è compito nostro organizzare il sindacato delle atlete, nel senso che, voglio dire, la Lega, come sapete bene, rappresenta appunto le proprietà, i club, e quindi non sarebbe proprio esattamente nella ragione sociale nostra. Però, scusami, ho dato di fare questo, di fare quelli lì? No, è andata a fare una fotocopia, perché dici? Ah, questo? C'era solo un foglio con le presenze. Queste sono le norme di missione campionato? No, no, un foglio suo. Ah, scusa, appunto. E quindi stavo dicendo, non è esattamente appunto nella nostra ragione sociale, e quindi spero che da questo punto di vista sia apprezzato doppiamente l'iniziativa che noi facciamo, perché alla fine di un anno orribile, su cui avremo modo di parlare adesso con calma, noi ribadiamo il concetto appunto che tentammo di esprimere nel 2009, e cioè che per noi come Lega conviene avere davanti un punto di riferimento che vi rappresenti, perché ogni volta o parli con il procuratore o qualcuna di voi che ha più coraggio di altre ma ci fa via magari direttamente, oppure insomma per i canali più diversi, ma questo colloquio non si riesce mai a far partire, non si riesce mai a avere un'interlocuzione seria appunto con voi. Seconda questione, sono contento che siate qua, siamo contenti, ci sono anche appunto alcuni rappresentanti del Consiglio di Amministrazione, perché vorrei che tra di noi, prima di cominciare, come dire, ci riconoscessimo in maniera reciproca. Cioè, voglio dire, io ho letto tante cose, però mi viene difficile, ho detto a Paola Croce l'ultima volta che siamo sentiti, eccetera, no? Mi viene difficile essere coinvolto in questioni che voi sollevate nel momento in cui voi non mi riconoscete, non fisicamente, ma intendo dire come Lega. Cioè, qua bisogna ci mettiamo d'accordo. L'esempio che mi viene più facile è questo. Quando subisci un furto, non è che prima vai dai giornali e dopo a denunciarlo alla polizia. Io non sono la polizia, però non accetto neanche di leggere sui giornali quello che dovrei sapere magari direttamente da voi, nel momento in cui voi mi chiedete di intervenire come Lega. Ma non me lo dovete chiedere attraverso i giornali, anche perché su questo punto, in maniera molto chiara e molto precisa, noi dobbiamo anche decidere quando ci facciamo del bene e quando ci facciamo del male. Perché, voglio dire, questo nostro sport, sapete perfettamente come sta in piedi, come tutte le discipline peraltro sportive, cioè sta in piedi perché ci sono delle persone che tirano fuori i soldini e mantengono le società. Certo non viviamo con i diritti sportivi, certo non viviamo con i biglietti, mi pare chiaro questo, no? Allora, noi dovremmo evitare che capiti quello che magari è capitato, un signore che ha speso tanto e ha dato tanto a noi, per cui noi dobbiamo essere grati a lui, debba fare dei conti diversi e chiuda. Può capitare, in quel caso in una maniera assolutamente legittima, perché sono certo che non lascerà dietro nessuno strascico, nessuna pendenza, ha pagato anche quello che non doveva pagare lui, a dire la verità, dal punto di vista economico. Però bisogna ci mettiamo in testa tutti e tutte che questo tipo di persone che in generale investono sulla pallavolo di vertice, perché noi non siamo la Serie B, non siamo i dilettanti, chi investe in questo mondo ha diritto di essere rispettato, chi investe in maniera corretta, adesso parleremo ovviamente di tutto quello che non va, però su questi tre punti iniziali, no, avvocato, mi interrompe dopo, nel senso che dopo, però, avvocato scusi, lei è già è ospite, quindi adesso mi fa finire e poi le parla. Sì, però io devo finire di parlare. Posso? La lascia finire? No, non lascia, beh. Avvocato, decido io quando finire di parlare. No, ci mettiamo d'accordo subito, avvocato, scusi. Sto facendo un'introduzione, mi fa parlare? Sì, no, lei vuole essere riconosciuto come Lega? Certo, se riconosce anche noi, io riconosco principalmente. Scusa, mi faccia venire, avvocato, non è che lei mi fa parlare, avvocato, è solo per un principio, capito? Anche di buona educazione mi consente. Quindi io finisco l'introduzione, poi lei parlerà tutto il tempo che vuole. Allora, stavo dicendo, quindi, i tre punti di partenza sono questi, sono quelli di la nostra volontà di avere un punto di riferimento, il fatto appunto che dobbiamo reciprocamente riconoscerci, il fatto che dobbiamo avere rispetto, come dire, no? Di chi in questo mondo in maniera corretta appunto investe. Perché se finisce, come abbiamo visto, può finire anche una favola bellissima come non ce n'è per nessuno. Quindi io direi a tutti, a tutte in questo caso, perché mi vorrei rivolgere chiaramente e soprattutto a voi,
capitane atlete, dovremmo avere tutte e tutti grande attenzione quando andiamo fuori dal nostro mondo, perché è ovvio che come capita in tutti i settori, in un certo, non mi spavento per certo tipo di polemiche, sono abituato a ben altro tipo di polemiche, non mi spavento per quelle che possiamo subire, giuste e legittime che siano. Quello che non mi va bene è quando c'è una critica che va oltre appunto il diritto di critica e che va oltre il diritto di informazione, e questa provoca dei danni seri al nostro movimento in termini di immagine. Non ne abbiamo bisogno. E abbiamo letto delle critiche fuori misura che non c'entravano assolutamente nulla. Ad esempio? Ad esempio quando, no, attacchi ingiustificati, ad esempio, quando... Ad esempio, avvocato, mi sta bene che mi abbia interrotto, allora, quindi per favore mi fa guidare la riunione? Allora, stavo dicendo, quando, ad esempio, il leggiamo ieri una polemica, no? Ma non vostra, un discorso di carattere generale, quando ad esempio la Gazzetta dello Sport ieri fa una polemica sulla contemporaneità di gara 4 dei maschi e di gara 1 nostra, cioè voglio dire, ho spiegato a... Scusa un attimo, abbi pazienza. C'era il rischio che ieri sera giovedì giocasse Bergamo gara 3, va bene, ti pare normale che avessimo previsto di fare gara 1 di finale scudetto il sabato? Questo intendo dire come un eccesso di polemiche che a volte dicono pertigna, la Lega si impunta a volere appunto, no, mantenere la contestualità con i maschi. È una polemica gratuita, non sai nemmeno che per avere gli spazi con la RAI e per concordare con le società appunto quando fare le gare a scudetto, voglio dire, no, quelli sono gli spazi. Allora, dico, non abbiamo bisogno di polemiche inutili come questa, va bene, e quindi stiamo tutti un attimo così. Ciò detto, allora, noi abbiamo fatto, come penso sia chiaro, adesso vi faccio distribuire anche un po' di documenti, noi abbiamo fatto sul tema della trasparenza appunto e della correttezza dei club proprio il nostro punto principale di impegno. È dimostrato da un dato numerico, se non altro, almeno su questo lo si riconosca. Noi in questi ultimi 6 anni abbiamo perso circa una trentina di società, le abbiamo perso per strada, perché o non erano in grado di iscriversi secondo le nostre norme di ammissione, o a fine stagione se ne sono andate, comunque le abbiamo messe fuori noi. Ci siamo? Questo per dimostrare che sul tema di combattere quello che noi abbiamo chiamato il doping amministrativo, noi ce l'abbiamo messa tutta. C'è molto ancora da cambiare, tant'è la riprova qual è? Che noi negli ultimi 6 anni, ogni anno, le norme di emissione del campionato che adesso vi distribuisco, già con le proposte di modifica per l'anno prossimo, quindi io, come dire, oggi faccio, noi facciamo totalmente un'apertura di credito e anche vi diciamo che abbiamo delle aspettative nei vostri confronti, nel senso che prima ancora dell'assemblea di lunedì prossimo, che avremo con tutti i club, vi diamo le norme di emissione del campionato che sono in vigore, più le correzioni che pensiamo di fare. Quindi, se voi avete dei suggerimenti, da qua a lunedì ce li potete tranquillamente mandare e poi ovviamente saranno i club a decidere, però questa è la nostra volontà. Stavo dicendo, sul tema della lotta al doping amministrativo, appunto, abbiamo fatto questo lavoro che ha portato negli ultimi anni circa una trentina di società a non essere più in Lega. Questo perché? Perché quando io sono arrivato e quando con i vari CDA che con me hanno lavorato, insomma, abbiamo raccolto la richiesta dei club sani, chiamiamoli così, o di chi investe in maniera corretta dentro, che ci dicevano io non posso mischiarmi con certe situazioni, ovvio, no? Perché c'erano tanti giri sotto, magari ce ne sono ancora molti adesso, ma certamente più prima di adesso. In questo nostro mondo, se chi di voi magari ha qualche anno di più se lo può ricordare, sono sparite alcune figure storiche che c'erano, potremmo anche fare i nomi, pensando alle società che sono sparite. Chi c'ha di anni di più sono solo io, secondo anche me. Anche io. Pure tu, qual è? Quindi società che incarnavano un certo modo di tenere a pallavolo. Quelle sono sparite. Sono entrate nuove figure. Vi segnalo com'è composta la finale scudetto di quest'anno. Mi limito solo appunto a dire che sono le due società più nuove che abbiamo avuto come ingresso in A1, e queste persone esprimono un'altra generazione che però non vogliono essere mischiate con certe situazioni non chiare, non trasparenti, eccetera eccetera. Quindi il tema della lotta al doping amministrativo non riguarda solo la correttezza dei nostri campionati, perché anche qua
le giovani e le meno giovani non possono dimenticare, noi abbiamo avuto delle società che a fine stagione sono sparite negli anni precedenti, lasciando quelli sì debiti veri mai più sanati nei vostri confronti e anche nei confronti di terzi soggetti, hanno condizionato i campionati in passato, penso a volte di A2 doveva venire in A1, no? Se n'è andata senza pagare nessuno, ci siamo, ma se n'è andata dopo una battaglia nostra di Lega, che per la semplice fatto che aveva un allenatore che piaceva, secondo loro doveva continuare a giocare, no? L'abbiamo messa fuori noi, non altri. Noi siamo quelli che, vi vorrei ricordaste bene, abbiamo ottenuto dalla federazione, noi non i maschi, abbiamo dovuto dalla federazione che nel regolamento organico della nel regolamento giurisdizionale della Lega, della federazione, scusate, venisse inserita a partire dall'anno scorso, prima non c'era, la norma che se tu non paghi hai anche delle penalità sportive. Okay? Prima questa norma non c'era. Questa norma è stata introdotta da noi come Lega Femminile e questi sono fatti, quindi non parole come si direbbe, per dimostrare che noi su queste cose qua come Lega ci crediamo e siamo convinti di aver fatto fino in fondo la nostra parte. Quarto punto, veniamo al campionato di quest'anno. Noi quest'anno, inizio campionato, abbiamo ammesso le squadre che erano in regola con le norme che ci eravamo dati. Norme che sono state approvate dalla federazione e rispetto alle quali nessuno, perché poi ci sono anche le querele, nessuno ha potuto dire c'è stata un'omessa vigilanza da parte della Lega. Parliamo di Crema, parliamo di Modena, se vogliamo parlare in maniera concreta. Allora, Modena si presenta al via dando le liberatorie delle atlete che dichiarano di aver ottenuto il 70% dei pagamenti della stagione precedente. Modena nella stagione precedente non aveva avuto sanzioni di alcun tipo dal punto di vista amministrativo. Modena aveva un roster di atleti, insomma, pagate bene, mi sembra, no? E che mai si erano lamentate appunto per la stagione precedente. Lo stesso si può dire di Crema. Lo stesso si può dire di Crema. Quindi noi, e torno al tema del riconoscimento, per quanto riguarda le denunce qui pervenute, che in questo anno orribile, Marco, quante sono state le denunce da parte degli atleti? Sì. Quindi quest'anno sono state meno di 10? Sì. Allora, per quanto riguarda le denunce, volevo dare un numero preciso, ma comunque meno di 10, per quanto riguarda le denunce pervenute alla Lega o le mancate liberatorie pervenute alla Lega, ok? Il numero sta sotto quella cifra che dicevo prima. Comunque, all'inizio della stagione, noi Crema e Modena le avevamo pulite e nessuno poteva dirci nulla, perché nessuno poteva dirci nulla. Posso chiedere una cosa? Dimmi, prego. Per quanto riguarda Modena, ad esempio, è stato abbastanza eclatante il nostro caso. Eh sì. Ma semplicemente per una cosa, perché è stato anche abbastanza eclatante come è venuto fuori un VIP. Cioè? Bastava una telefonata all'amministratore delegato, ed è bastata una telefonata per sapere che non c'era nessun contratto con la nostra società. E questo, a parer mio, dovrebbe essere una vigilanza che dovrebbe fare la Lega a inizio stagione. Se bastava una chiamata, perché? No, perché cioè, non qual è la garanzia veridicità dei contratti di sponsorizzazione? Cioè, voi fate dei controlli precisamente? No. E ti spiego perché. Questo è un problema. Infatti, ma io sono qua per discutere con voi di questo, perché noi nel passato, infatti adesso teniamo a mente queste cose qua. Perché ti stavo dicendo, la Lega deve può agire in base alle norme che la federazione le ha delegato di vigilanza e organizzazione sui campionati. Quelle norme sono quelle che hanno voluto i club, certamente, ma sono quelle che avete voluto anche voi. Ad esempio, o i vostri procuratori. Ad esempio, io per anni ho chiesto. Beh, noi non siamo i nostri procuratori. No, però scusami, però oggi siamo. Oggi però siamo qui proprio perché abbiamo realizzato tutti che i procuratori non bastano. Perché scusami, per lungo tempo, e non ditemi il contrario, perché non vi siete mai fatti vivere prima. Per lungo tempo, quando le cose andavano bene, diciamo così, tra virgolette, nessuno ha parlato. Nessuna ha parlato. Ci siamo. Non ci sono problemi. Non ci sono problemi. Però i guasti di oggi nascono anche dal fatto che ieri non c'erano i problemi.
sulle modalità di pagamento, sulla rappresentanza totalmente delegata ai procuratori, società, sul fatto che alcune società. Secondo me, qualcuna c'è stata in passato, perché c'è stata anche per esempio. Ovvio che era una percentuale talmente bassa che in generale magari riguardava determinate atlete che non erano poi tanto rappresentative, quindi un caso Modena nel passato non c'è mai stato. Qualche caso come c'è stato, noi abbiamo anche cercato di farci sentire un po', però è chiaro che mi rendo conto che adesso i tempi sono maturi rispetto a quello che era partirei... è stato proprio non ci fosse stato un cane che si morde la coda, perché adesso parliamo dei procuratori che fanno brutto e bel tempo per le società, e le società sono nella Lega, cioè tu hai ragione, però questo circuito qua, per romperlo, no, allora scusa, io ho un vantaggio, non sono espressione di nessun club, quindi certo non sto difendendo qualcuno, e per questo posso parlare in maniera molto libera anche di club. Allora, ti voglio dire una cosa, quando ho chiesto io, non altri, ai procuratori, però scusate, noi anche rispetto ai procuratori, vorrei essere chiaro, noi siamo a mani nude a poter eventualmente combattere contro i procuratori, perché 2 anni fa io ho fatto una litigata furibonda in federazione, perché la federazione rispetto alla questione dei procuratori ha fatto una cosa molto semplice, ha cancellato proprio la parola procuratori dai regolamenti, non è che l'ha normata. Io ad esempio avevo detto, scusa, ma puoi stabilire una regola in federazione che le ragazzine, che ne so, fino a 14 anni non possono avere procuratore, fino a 16 ci decidiamo, puoi, se tu mi scrivi nel regolamento federale che la ragazza fino a una certa età non può avere procuratore, magari io riesco a gestirli meglio. Alla fine la federazione, sai che ha fatto? Ha cancellato la parola procuratori dai regolamenti, per cui noi oggi abbiamo un soggetto non ben identificato, ma che invece ha molto ruolo, come ben sapete, anche no, tra di noi, tutti, che però io non posso contenere. L'unica cosa che ho fatto è stata quella, come Lega, è stata quella di pretendere che chi vuole venire a parlare qua dentro deve essere iscritto a un registro, almeno so con chi parlo, voglio dire. Quindi gli ho dato una sorta di codice identificativo mio. Comunque, per tornare al tema, si andava bene, quando prima andava tutto bene, scusate, ma bisogna che siamo onesti tra di noi, io non sto difendendo nessuno, sto facendo un ragionamento che vorrebbe essere un ragionamento. Ma secondo me non è che andava meglio, perché se, scusami, se c'è stata, però è un caso importante, però non è importante che ci siano delle giocatrici rappresentative, ma non era, che ragazze, sia il caso rappresentativo, il caso rappresentativo già di per sé non c'è bisogno che ci siano delle giocatrici rappresentative per fare importante un caso. Allora il caso Modena è diventato importante perché c'era Ghero, Armotto, Croce, Baratta, se però adesso, va bene, se però pensa non va bene, fatta, non bisogna fare qualcosa, quindi adesso non va bene, cerchiamo di costruire qualcosa per il futuro, visto che il problema ormai è emerso, è venuto a galla e si sta praticamente ma è solo per capirci anche rispetto alle difficoltà che ci sono, visto che tu dicevi che cosa poteva fare la Lega, io stavo spiegando i poteri che abbiamo, quindi rispetto al procuratore nulla, perché voi fate un contratto di natura privatistica, giusto avvocato, sì, col vostro procuratore. Se il procuratore viene qua con un contratto di natura privatistica che ha fatto con voi, scusami, io non li posso dire poi fuori dai piedi, giusto? Ho provato a tenerli fuori dalla porta, loro sono testimoni per i primi tempi, dopodiché mi ha detto, guarda, tu non hai capito, io ho un contratto privato con la mia atleta e quindi io così tratto, no? Giusto? Ci sono delle proposte poi anche perfetto, per risolvere questo. Ottimo, quindi, allora voglio dire, siamo partiti da quella situazione lì, va bene? Quella era la situazione, ragazzi, quindi quando andava bene, scusa, succedeva così, a fine stagione non pagava nessuno e diventava. Noi abbiamo introdotto una norma che prevede che se tu ti cambi il nome da tu ti porti dietro i debiti di quelli di prima. Questo in passato, vorrei che vi metteste bene in testa sta roba qua, perché io, ve lo devo dire molto sinceramente, con qualcuno di voi magari ho usato anche parole non esattamente appropriate, però voglio dire, dovete anche capire che io posso anche metterci la faccia, però oltre un certo limite no, per colpe che non abbiamo. Quindi ti voglio dire, noi abbiamo cambiato questa norma, per cui se tu vieni avanti con un altro nome, ti porti, o se compri il titolo di un'altra società, ti paghi i debiti di quella società. Questo è un diritto civilistico, cioè è dovuto per legge. Avvocato, ma prima non era così, perché nel diritto sportivo, se uno cambiava il numero del codice CONI... Codice civile, sì. E infatti, avvocato, ma io lo seguo su questo. Ma prima non era così. Prima non era così, perché a
Vogliamo fare l'elenco, lo conoscete? Si cambiava il codice, il numero di codice, come si chiama? Codice FIPA. Il codice FIPA, la vecchia società, la Bad Company, società di diritto civile, veniva lasciata al proprio destino. Questi aprivano un'altra partita IVA e andavano avanti con una nuova società sportiva. Ci siamo? Ma non nessuno. Nessuno. Scusa? Non nessuno, no. Non c'era un organo esterno. È come quando un'azienda fallisce. Sì, ma non sarebbe stato possibile. No, per quando c'è il proseguimento dell'attività, tipo non andare nella squadra che prima. Automaticamente mi subentra anche nel. Avvocato, ma succedeva che magari vendevano il titolo, che ne so, cioè vendevano magari il titolo, ecco, facciamo così, artatamente per un euro a un'altra società. E quella la lasciamo andare al proprio destino. Io non sto dicendo che toccava a voi, sto solo dicendo da dove siamo partiti. Perché vi sto ricordando queste cose qua? Per farvi capire, no, si può, per farvi capire che oggi siamo qua, io sono molto contento, ma siamo qua avendo già fatto un pezzo di strada, siamo qua per migliorare quello che c'è, ma si può sempre tornare a far west, eh? Perché io vi voglio spiegare che ci sono molte società, ma ve lo dico tranquillamente, perché poi voi scegliete la società dove andare, io non è che posso dirvi no, quella è buona, quella è cattiva. Allora, ci sono molte società che propongono, lo vedrete anche nelle norme che vi distribuisco, di abbassare, come dire, i livelli di controllo, i livelli di guardia, o la federazione, capito, però io poi, poi ho la federazione che mi dice, ma sai, io in A2 veramente non voglio ridurre il numero delle squadre, voglio alzare il numero delle squadre, voglio fare due gironi, ad esempio, no? E poi non voglio le straniere, e voglio solo le italiane, cioè tutta una serie di argomentazioni. Io quindi non sto tirando via le nostre responsabilità, anzi, dovevo iniziare, ma senz'altro concludo dicendo è ovvio che se siamo qua oggi con voi, come siamo stati con i vostri procuratori 10 giorni fa e come saremo qui Glenn la prossima settimana, è perché è ovvio che dobbiamo analizzare bene dove abbiamo sbagliato. È evidente.